Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Ormai ci siamo, la stagione di FIFA 23 è alle porte e quindi immancabilmente vi porto il buon John sul canale perché ci svela tutti i segreti della web app. Ciao John. Buonasera, anzi buongiorno a seconda dell'orario. Ormai ci siamo John, l'attesa è finita, no? Come direbbe Piccinini. Ci siamo quasi, hype, ormai siamo alle porte della web app, quindi ci siamo. Quindi so che tu già c'hai tutte le date, tutti i riferimenti su come entrare, come anche risolvere eventuali problemi di login, dici qualcosa. Assolutamente sì, diciamo che web app quest'anno è stato già ufficializzato, già questo è un miracolo, perché solitamente EA si tiene queste cose per sé, però ha fatto un bel resoconto, un bel articolo dove vengono spiegate tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno, anche la data di accesso. Dal 16, come abbiamo già visto, insomma, è stata disabilitata la web app, quella vecchia, che verrà insomma aggiornata dal 21 con quella nuova. Non sappiamo l'orario, però, quindi già premettiamo che sappiamo la data, ma di non solito sappiamo... esce sempre nel pomeriggio, sera 18-19. Sì. Poi con sì, i vari problemi di flusso, bene o male, uno riesce ad accedere sempre il giorno dopo. Quindi diciamo il 22, dai. Ti dico che quest'anno per il 22, per FIFA 22, è stato un miracolo perché siamo riusciti praticamente tutti ad accedere. È vero. Anche se c'era però il 70% di flusso, 80% di flusso non accedeva dalla web app ma accedeva attraverso Iaplay, perché in concomitanza poi un'ora dopo è stato rilasciato Iaplay, quindi tutti si sono riversati direttamente sui server dal gioco e quindi i server della web app sono stati un po' più scarichi. Quest'anno abbiamo visto che comunque l'Iaplay dovrebbe partire dal 27, quindi... troveremo un po' di coda, un po' di traffico all'ingresso. Eh sì, perché comunque... tutti quanti vorranno assaggiare per la prima volta il gioco nuovo, anche se di gioco sì, in realtà c'è poco perché non è che si gioca, ma si fa altro, che vedremo a breve. Però sì, sappiamo sempre che può succedere di tutto, anzi, spesso e volentieri un sacco di problemi di login quando si creano account nuovi. Sì, esattamente, infatti ci tiene a precisare insomma una sorta di elenco di FAQ delle domande più frequenti per i problemi di accesso, oltre a quelle dei server, che è un qualcosa che ovviamente loro in quel momento non possono farci niente, però per chi cambia ovviamente piattaforma, cioè passa magari da Xbox o PC a PS e anche l'inverso, ovviamente se si passa da una piattaforma all'altra bisogna rifare l'account e non verrà garantito l'accesso alla web app in forma di preaccesso, cioè quella del 21. Si potrà accedere poi tranquillamente alla web app quando si avrà il gioco, si loggerà prima dal gioco con questo account nuovo e poi si sbloccherà il mercato dopo qualche partita giocando. Chi invece rimane sulla stessa piattaforma anche con il passaggio a next gen, mi raccomando, cioè chi è PS4 che passa a PS5 può tranquillamente utilizzare l'account che aveva prima, anzi lo consigliamo perché gli account mantengono così una certa storicità e poi vedremo pure a che cosa serve, e si può loggare partendo dal 21 se non avete avuto provvedimenti disciplinari, per così dire, se avete fatti bravi, non avete avuto ban, non avete avuto azzeramenti di credito, insomma se siete stati bravi potete tranquillamente accedere dal 21, vi verrà sbloccato anche il mercato. E veniamo alla web app, quindi, che per fortuna quando registriamo abbiamo ancora la vecchia, quindi possiamo farci una piccola preview. Cos'è che ci ritroviamo all'ingresso? Allora, premettendo che non conosciamo ancora la struttura della web app, ma dovrebbe essere molto simile a questa, infatti il restyling, per così dire, della web app importante c'è stato l'anno scorso, anzi in realtà 2 anni fa, un grosso restyling, e credo molto probabilmente sarà lo stesso, quindi la struttura, l'organizzazione la vedremo più o meno allo stesso modo. Ovviamente la differenza abissale, come potete immaginare tanti, rispetto all'anno scorso è che non ci sarà un ambiente in cui noi possiamo accedere al gioco e ovviamente la prima cosa che facciamo è caricare i FIFA Points, o meglio io non lo faccio però molti lo fanno, e quindi è il primo contatto che si ha sul gioco per iniziare a dare quella spinta al proprio club. È vero è che sulla web app attualmente, lo possiamo vedere qui in alto, non so se si vede, magari zoomiamo un po', c'è il tastino più a fianco ai FIFA Points per caricare i FIFA Points, però è un qualcosa che non sappiamo se ritroveremo allo start della web app. Poi il grosso, diciamo, della web app dovrebbe esserci, quindi la tab degli obiettivi, la tab delle SBC, che poi sarà molto importante per la prima movimentazione di mercato, ma prima ancora di tutto questo ci troveremo
quel pacchetto starter, no? Siamo di benvenuto. Dove scegliamo, esatto, di benvenuto, dove noi scegliamo una delle top nazionalità per iniziare a creare il nostro club. E poi, abbiamo prima citato la storicità dell'account, ci ritroveremo, in base a quanto abbiamo giocato negli altri anni, dei pacchetti che EA ci dà per premiare, insomma, la nostra fedeltà verso questo titolo, se non abbiamo cambiato piattaforma. Attenzione, perché se passiamo, come ho detto, da PC o Xbox su PS e l'inverso, ovviamente cambiando l'account perdiamo anche quella che è la storicità. Quindi perdiamo quei pacchetti iniziali che poi dovrebbero essere, non so, il pacchetto da 15k, pacchetti da 7.5, magari per i più fortunati un pacchetto mega, ma niente di eclatante, però che ci possono dare quei primi giocatori che iniziamo a vendere per fare qualche credito. Tu giustamente hai fatto notare come, insomma, dall'ultimo aggiornamento della web app si è sbucata la possibilità di aggiungere sti benedetti FIFA points non solo dall'ambiente di gioco. Quindi io direi, nonostante sia un po' scettico sulla possibilità di ritrovare questa feature già in ambito pre, senza che sia stato rilasciato il gioco effettivamente, direi di analizzare un possibile scenario di consigli, suggerimenti su cosa fare se è possibile effettivamente caricare FIFA Points, e poi invece andiamo a vedere come gestire lo scenario classico del non FIFA Points al quale siamo già abituati. Quindi qualora io caricassi qualcosina, certo, no, Pax eccetera, cosa devo fare? Come me li vado a gestire gli oggetti che trovo? Se c'è la possibilità ovviamente di caricare FIFA Points, caricare di nuovi, perché c'è anche la differenza tra caricare di nuovi e magari chi li ha già caricati avere la possibilità di spostarli. Di spostarli, c'è questa sotto possibilità, diciamo così, che reputo ancora più difficile, perché lo spostamento l'abbiamo visto anche negli altri anni. Solo da FIFA console. Points, esattamente, dall'anno precedente a quello successivo è sempre stato solo da console. Non possiamo escludere magari cambi quest'anno, però lo reputo abbastanza difficile, anche perché i FIFA Points sono una questione delicata, ci tiene sempre a tenerli legati all'ambiente di gioco. Se si possono caricare FIFA Points, sicuramente bisogna aprire subito, cioè chi investe un X euro, diciamo, sul suo percorso di foot, per me deve spacchettare subito tutto, quanto più riesce a spacchettare, perché è vero che all'inizio magari non tutte le carte valgono tanto, e quindi magari fare poi una selezione di scegliere se tenere una carta, troviamo, non lo so, Mbappé, ma magari siamo fortunatissimi, troviamo Mbappé, decidiamo di tenerlo, troviamo carte più piccole, decidiamo di venderle per fare un gruzzoletto, perché da quel gruzzoletto, soprattutto se volete intraprendere una piccola strada di compravendita, è possibile iniziare a vendere qualcosa. Quindi accedere al negozio subito, andare sui pacchetti, ci saranno probabilmente solo quelli oro, andare a spacchettare qualcosa direttamente da qui, vendere tutto quello che non ha un valore, o comunque riusciti a capire che non ha un valore enormemente alto da lì a qualche giorno. Quindi abbiamo fatto l'esempio di Mbappé, ma anche una carta che può essere un Haaland, una carta che può essere, insomma, un giocatore semi-top, no? Di quei classici giocatori che una volta che poi la gente avrà la possibilità di giocare vorranno, no? Quindi quelli più inflazionati. Sì, magari quelli là si tende a tenerli un po'. Perché si tendono a tenere un po'? Perché dobbiamo dare modo al mercato di crescere di valore. Se negli account non c'è una certa ricchezza per poter comprare determinate carte, queste carte non possono aumentare di prezzo. Man mano che aumenterà il tempo, eppure gli altri inizieranno a spacchettare ovviamente i loro FIFA points, ci sarà comunque più ricchezza negli account e noi possiamo decidere di vendere queste carte, addirittura portarle. Secondo me alcune potrebbero essere portate al day one, poi data in cui tutta poi l'utenza entra. Perché c'è anche da dire una cosa, che la web app è un ambiente, fra virgolette, elitario, cioè non per tutti, la maggior parte degli utenti la considera pochissimo, nemmeno sa che si possono caricare i FIFA points allo stato attuale, immaginate allo start, non vedendo EA Play rimanderà quella che è la propria esperienza di gioco direttamente al 27, quindi non andrà ad arricchire quello che è il mercato con nuove carte che vengono spacchettate o con i FIFA points stessi. Questa è una cosa da tenere a mente, perché è come partire un po' rispetto all'anno scorso con il freno a mano tirato. Mercato stenta ovviamente a decollare, anche se ci sono le possibilità di vedere dei FIFA points, perché poi l'abbiamo detto, no, pure prima tra noi, vedere il walkout dalla console, no, ti dà un'altra soddisfazione.
soddisfazione. Cioè io ci metto magari 100 euro, voglio vederlo sto World Cup che mi esce, no? Certo. Rispetto al pacchettino con i coriandoli, sai, quell'animazione bruttissima della web app, che qualcuno ovviamente farà, ma io credo che la maggior parte di gente rimanderà al 27. Vabbè, quindi facciamo caso che ho caricato i miei 20 euro. Mi sono aperto i miei 20 pacchetti. Mi sono trovato tutti degli elementi che, come abbiamo consigliato, vanno venduti, anche i contratti, quelle cose là, vendete, perché vi dà potere economico iniziale di vantaggio rispetto a chi questi pacchetti non li ha potuti aprire. Magari non ho la pancia piena, voglio andarmi a mettere a fare con il mio gruzzoletto un po' di movimenti. Cosa prendo, cosa rivendo? Perfetto, allora io inizierei, allora, monetizzando. Noi partiamo dal presupposto che quello che troviamo lo dobbiamo vendere, perché in quel momento non ce ne facciamo nulla a tenerlo bloccato nel club. Quindi avere per esempio pure il contratto buttato nel club, che ci potrà servire da lì a quando andremo a giocare, ma in quel momento noi non giochiamo, magari becchiamo il pollo che quel contratto ce lo paga pure 200, no? Invece di scartarlo, per così dire, andiamo a monetizzare. Cerchiamo di occupare quanti più posti in lista trasferimenti con le carte che andiamo insomma a spacchettare. Man mano che facciamo budget, convertiamo questi crediti in cosa? Le uniche carte che possono essere rivendute in ambiente web app, cioè quelle carte che si appoggiano all'SBC, perché sappiamo bene che finché non c'è l'ambiente di gioco sotto mano, quindi dal 27 in poi, le carte gameplay, pure quelle, sai, i primi buggati di turno, no? Il San Maximen di turno, non ha senso bloccarsi dei crediti su quelle carte, perché finché non si starta il gioco, queste carte non prendono valore. Sarà un qualcosa che andremo a fare dal 25, dal 26, iniziare a convertire i crediti in giocatori che la gente vuole utilizzare per il gameplay. Ci faremo trovare pronti al 27. Prima invece ci dobbiamo appoggiare a quella che è la tab delle sfide creazioni rosa, che saranno diverse rispetto a quest'altro perché cambia l'intesa, no? L'abbiamo già visto, certo, che l'intesa cambia, però le SBC in un modo o nell'altro abbiamo già avuto modo di vederle anche da chi ha provato un po' la beta e ha pubblicato già i vari contenuti. Ci saranno più o meno i classici campionati misti, nazionali miste, sono le prime cose che l'utente, che pure se ritrova a 10k, ovviamente prova a fare, perché ovviamente danno pacchetti. Quindi io non posso magari caricare altri FIFA points perché li avevo messi in un altro gioco, oppure non posso convertire i miei crediti in squadra perché non posso giocare, non c'ho ancora il gioco sotto mano, però le SBC le posso fare. Quindi iniziare a muoversi su, facendo degli esempi molto banali, anche senza scendere nel dettaglio, poi magari lo vedremo anche nelle live che faremo insieme, sicuramente ci sarà qualche appuntamento, no? Faremo qualche esempio, iniziare a muoversi sulle carte oro, rare e non, dei campionati principali, perché sono quelle campionate nazionalità principali, perché sono quelle carte che sicuramente in un modo o nell'altro inizieranno a servire nelle sfide. Quindi non lo so, la Francia, la classica Francia, la Germania, il Brasile, sono delle carte che hanno sempre un determinato valore in ambiente SBC, e magari si possono mixare, magari Argentina e Brasile non si possono mixare con dei campionati principali, ma alcune che hanno un campionato di appartenenza, diciamo così, si possono mixare e creare una sorta di filtri di ricerca, dove anche carte che banalmente sembrano non avere alcuna possibilità di rivendere invece sono molto utili in ottica SBC, che quindi, diciamo, come consiglio per caso FIFA Points, sì, sono importanti anche tanto in ottica prendere e rivendere giocatori tanto richiesti. SBC che però sono anche importantissime invece nel momento in cui FIFA Points non è possibile caricarli, perché ti dà la possibilità di mettere mani a pacchetti che già non ci sono sul gioco, che ti vai a prendere semplicemente gestendo le carte che hai trovato dal pacchetto benvenuto. Sì. E poi ti va anche a fare lo stesso discorso, perché vai a prendere sempre gli stessi obiettivi. Diciamo che se c'è un ambiente di FIFA Points caricabili, anche se non tanta utenza va a caricare i FIFA Points, probabilmente quei pochi che vanno a caricare cercano di prendere vantaggio su cui invece non si sta muovendo, e quindi poi quelle SBC le andrà a fare. Quindi queste SBC che abbiamo visto, no, nella tab fondazione, che sono quelle là, campionati misti, nazionali misti, le inizierà a fare. Se invece non ci sono i FIFA Points, l'utente normale che non riesce comunque a fare discorsi di compravendita, avere un budget pure di 30-40k, perché poi queste qua sembrano facili, ma non lo costano. Sono, sì, esattamente. E poi l'intesa nuova potrebbe essere complicata per alcuni, no, che ancora non hanno capito l'intesa come funziona. Infatti le ho viste, alcune sono un po' complicate, devo essere sincero.
che cosa può fare l'utente che non ha i crediti per andare a fare questa? Ripiega ovviamente su quelle starter proprio, su queste qua, e queste qua vanno comunque a toccare carte, ma vanno, quale carte vanno a toccare? Quelle più facili, quindi le bronzo per esempio. Allora magari iniziare a fare lo stesso identico discorso facendo un passo indietro di categoria, mantenendosi su bronzo e argento, che sono le carte che costano meno, ovviamente non a 3,50, ma andando su dei range veramente più bassi, possono iniziare a dare delle movimentazioni anche da 150, 200, 300 crediti, quelle movimentazioni starter in un mercato che è veramente freddo, perché in quel momento non girando tanti crediti stenta ancora a decollare, ma che comunque possono dare soddisfazione. Quindi fondamentalmente il consiglio è: non pensate inizialmente di dover fare sia in un caso che nell'altro la sbancata del lunario, nel senso con quelle singole carte andare a fare 1000, 2000, ma sulla web app il vantaggio che uno si va a prendere è sulla quantità. Bisogna fare tante piccole operazioni la cui somma poi effettivamente ti dà comunque un bel gruzzolo che puoi utilizzare per l'SBC, puoi utilizzare per... Esatto, deve essere proprio un ciclare. Esatto, bisogna mettersi lì sull'ambiente web app e tryhardare un pochino, perché alla fine poi è tutto un vantaggio che ti ritrovi per quando esce il gioco. Considerate che in queste situazioni si può beccare anche la carta che poi è finita nei consigli, nelle feed di Footbin. Te la trovi a 6.000, a 7.000. Sono quelle... fra virgolette colpi di fortuna, chiamiamolo così, che però poi ti permettono di capire qual è il target, avere un po' più di lungimiranza, dire ok, questa carta funzionava, magari me la vado a riprendere quando la vedo raffreddata, oppure mi vado a prendere carte simili, perché se questa funzionava magari qualche carta simile può avere lo stesso exploit, e quindi fare un po' di ragionamenti. Ma il motore iniziale, soprattutto se siamo senza la possibilità di caricare FIFA points, sono le SBC starter. Se c'è la possibilità di caricare FIFA Points, magari si scula pure qualcosina, o voi stessi ci caricate qualcosa, e quindi iniziate ad avere dei budget più importanti, 150-200k, io non farei una squadra. Ha detto tra l'altro in una live o in un video di un pro, non è il consiglio, però non avendo l'ambiente di gioco, sai, sotto mano, è inutile. È anche superfluo andare che a bloccare. Che sono crediti bloccati. Squadra. Magari quei crediti, che possono essere 200k, al primo giorno, al secondo giorno, al 27 possono diventare anche tre volte tanto. Certo. A quel punto poi andate magari a mirare, a farvi una squadra, magari vi fate una sperimentale prima, vi seguite i target, però sfrutterei quel vantaggio, no, che altri non sono riusciti a prendersi per prendere bei crediti sulle rivendite. Bene, quindi ragazzi, io penso che abbiamo toccato veramente tutti quanti i temi principali su come gestire quest'anno la web app, che per la prima volta si discosta da EA Play e quindi esce veramente tanto prima, perché una settimana prima del gioco in effetti è un po' parecchio, farà venire tanta acquolina in bocca ai più. Nei commenti, se avete qualche dubbio, qualche perplessità, mi raccomando, scatenatevi, perché Juan è vigile, vi risponde così come vi rispondo anche io. A prestissimo vedrete live sia sul mio che sul canale di John, ora che esce FIFA, con ulteriori consigli tra compravendita e gameplay, saprete poi tutorial e tutto quanto. John, io ti ringrazio, come al solito è stato un piacere. Piacere mio, ci vediamo al prossimo appuntamento. Assolutamente, ragazzi, vi ricordo tutti i link in descrizione. Ciao. Ciao.